invito per Roma eSports, 1, 2, 3, Stella e Venom. Prego. Dai ragazzi, che manca poco, e invece per Parma eSports abbiamo Schirone 91 e Dorian Fear. Prego ragazzi. Preparatevi, settate le vostre macchine, mi raccomando, e in bocca al lupo a tutti. A me non resta che ridare la parola ai nostri caster e invece agli analyst. Pulitevi gli occhiali, Tommaso, preparati, perché aspettiamo le vostre telecronaca e le analisi. In bocca al lupo ragazzi, buona partita. Ecco. Ci avevamo visto giusto al Vise. Eh sì, è successo, 0-2, quindi ci aspettavamo Kepa contro Loris Jezzi, contro Dorian Fear, e invece per questa partita, che effettivamente ai fini della classifica vale poco nulla, perché queste due squadre sono già qualificate come prima per quanto riguarda la Roma e seconda per quanto riguarda il Parma nel girone A, e quindi si affrontano i due giocatori draftati in quella che è soprattutto una vittoria per l'eSport amatoriale che raggiunge l'Olimpo della Serie A Team. E quindi da una parte l'esordio emozionatissimo per lui, Matteo Regoli, in arte 1-2-3 Stella, il giocatore draftato dalla Roma con la quinta preferenza assoluta, tifoso della Roma fin dalla nascita, per lui sicuramente una grande emozione vestire i colori della sua squadra del cuore. Dall'altra parte invece Peter Schirone, che ha già esordito nella partita precedente proprio contro lo Spezia, non è andata così bene, è stato sconfitto per 2-1 pur mostrando ottime cose in campo. Vedremo chi vincerà a questo punto tra questi due giocatori draftati. Sono molto curioso, esatto, Gabriele. Sono molto curioso anch'io al Vise, perché comunque Peter Schirone nel corso del suo esordio ha fatto vedere cose buonissime. Ce ne aspettiamo altrettante da parte di 1-2-3 Stella. Vediamo che a breve dovrebbero entrare le squadre in campo. Qui ci sono i primi consigli di gioco. Vediamo inquadrati anche i nostri pro player sopra 1-2-3 Stella, sotto Schirone 91. Che dire, Alvise? Siamo pronti Gabriele, Konami Stadium per la 20ª e ultima volta nella giornata di oggi per il girone A, che trova la sua conclusione proprio con questa sfida. Roma, che veste la classica casacca giallorossa, attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Il Parma con la casacca bianco scudata, ma attenzione, subito la Roma in avanti e arriva la rete, sono passati nemmeno 2 minuti e il gol ci va Darbo, incredibile, il meno atteso tra tutti i marcatori romanisti, regala la prima gioia ad 1-2-3 Stella, il giocatore draftato con la quinta preferenza assoluta proprio dalla Roma. Vantaggio 1-0, wow! Che esordio, e direi anche forse il record praticamente di questa prima giornata di Serie A Team per il gol più veloce. L'ha segnato, ricordiamo, 1-2-3 Stella, il suo esordio nel corso di questa gara contro il Parma. Una bella imbucata, ha sfruttato al meglio questa situazione dopo il calcio d'inizio. Certo Gabriele, tu ce l'hai descritta ampiamente in precedenza, come su calcio d'inizio con il movimento giusto si possa sfruttare e si possa arrivare anche a un gol in maniera piuttosto semplice. Qui l'imbucata perfetta, millimetrica al dettaglio, proprio clamorosamente bella di Borja Mayoral, trova Darbo, la corrente Darbo che deposita in rete. Dopo nemmeno 2 minuti di gioco la Roma è già in vantaggio, e quindi adesso vedremo quale sarà la reazione di Peter Schirone, Schirone 91, che è stato draftato, lo ricordiamo, con la 16ª scelta assoluta al draft dal Parma Calcio eSports, e chiaramente adesso vorrà vendicarsi dopo la sconfitta subita proprio per mano dello Spezia nel suo esordio. E quindi Gaston Brugman sul settore di destra si libera molto bene di El Shaarawy, cerca di scendere sulla fascia, mette il pallone al centro ma svetta su di tutti Chris Smalling, che alleggerisce la pressione. Allora riparte la Roma con Dzeko, con Borja Mayoral che lancia sul settore di sinistra il faraone Stefan El Shaarawy, uno contro uno in velocità con Bani, lo punta, lo salta, ma Bani poi con un contrasto al limite riesce a togliergli il possesso. Molto bene qui il difensore del Parma, di fisico se le cavava al difensore del Parma. Abbiamo visto questo sinistro destro del faraone El Shaarawy, che era riuscito a eludere la marcatura della retroguardia parmense, che è rinvenuta, però gli ha strappato di fatto la palla con un po' di esperienza, si è salvato
qui in questa situazione Peter Schirone da un tentativo possibile di raddoppio da parte della Roma, ma qua attacca proprio Peter Schirone con questo destro improvviso dei Zirkzee, che è neutralizzato però dalla retroguardia capitolina. Però insiste nuovamente Peter Schirone e ci prova con Brunetta, però arriva l'anticipo del flacco Pastore. Allora El Shaarawy cerca di mettere in movimento Borja Mayoral in profondità, inseguito da Osorio. Il duello tra i due giocatori ispanofoni, lo spagnolo punta il messicano, cerca di scartarlo e alla fine è Osorio che vince il contrasto di prepotenza e di grinta e riesce a alleggerire la pressione. Poi sbaglia però tutto in uscita Peter Schirone, arriva il gol del 2-0. Matteo Regoli, 1-2-3 stella con un 1-2 davvero clamoroso. Edin Dzeko in rete anche per un altro giocatore della Roma che non sia Kepa, lo ricordiamo. Esatto, abbiamo visto poi tra l'altro mimate le pistole da parte di Venom a incoraggiare il suo compagno di squadra, che con questo 2-0 ha dato veramente una spallata improvvisa e inaspettata, se vogliamo, anche a questo match. Ci aspettavamo forse un esordio un po' più light, un po' più parco, un po' più ragionato, e invece no, un 2-3 stella, ci ha sparato le due cartucce, chissà se arriverà la terza. Chissà se terrà fede al suo nickname. Ma sai, Gabriele, quando esordisci in una partita che comunque non ha pressioni di classifica, ti puoi permettere di giocare rilassato, ed è proprio quello che sta facendo 1-2-3 stella al suo esordio in questa Serie A. Sta sicuramente ben figurando. Adesso occhio, perché cerca la reazione il suo avversario di oggi, Peter Schirone, con Zirkzee sul settore di destra, cerca di accentrarsi, cede il pallone a Brunetta. Chiude il triangolo, almeno ci prova Brunetta con Zirkzee, azione che però prosegue con il possesso palla ancora del Parma, bellissima imbucata di Brugman per Brunetta, che a tu per tu con il portiere sciupa un'occasione d'oro qui il Parma. Wow. Ha tentato un pallonetto qui Brunetta, forse è sbagliata la scelta della conclusione di Peter Schirone in questa circostanza, avrebbe forse avuto più fortuna tentando magari un colpo più basso, più forte, invece ha cercato un po' la leziosità, gli è andata male. Siamo ancora sul 2-0, ma insiste ancora Peter Schirone. Con Bruno Alves che ha crossato al centro ma ha svettato in precedenza proprio Chris Smalling ad alleggerire la pressione. Allora si va sul settore di sinistra parmense, dove c'è Zagaritis che cerca il cross, che viene prontamente deviato dalla difesa di 1-2-3 stelle della sua magica Roma. Roma, ricordiamo, che chiude questo girone A in testa alla classifica nella prima giornata della Serie A Team qui sui Football Pass 2020-2021, e ovviamente il Parma chiude al secondo posto. Questa partita, lo ripetiamo, è totalmente ininfluente, ma è comunque molto bella da vedere. Ora ci prova Brugman con il cross mancino, c'è l'uscita alta con i pugni da parte di Paolo Lopez, che riesce a rimettere in moto i suoi compagni qui, pescato in fuorigioco forse proprio il faraone El Shaarawy. Sì, è scattato con un attimino di anticipo, poco Che sventagliata però questa, un sinistro al bacio quello che ha tentato un 2-3 stella, purtroppo non gli è andata bene perché era al di là della linea dei difensori, però tante idee da parte del pro player della Roma. Dall'altra parte però abbiamo visto comunque una reazione di Peter Schirone, perché ha alzato molto i giri del motore e sta cercando comunque di accorciare le distanze. Questa è l'imbucata, però in fuori gioco c'era Zirkzee, l'ex attaccante del Bayern Monaco, il giovane attaccante che è arrivato proprio a gennaio nella finestra di mercato invernale al Parma, nel capo uno dei capoluoghi della regione Emilia-Romagna. Qui però attenzione, l'imbucata per Graziano Pellè! Ma che destro, che risposta da parte dell'estremo difensore romano. C'è, ha risposto presente comunque Peter Schirone. Eh sì, Peter Schirone adesso si sta rendendo via via sempre più pericoloso nei pressi della porta difesa da 1-2-3 stella, che ovviamente è ancora imbattuta, ma chissà per quanto tempo, perché la pressione di Schirone 91 in questo frangente di partita è davvero difficile da sostenere. Pallone messo al centro e liberato ancora una volta coi pugni dall'estremo difensore giallorosso. Adesso sbaglia però qui Peter Schirone, potrebbe ripartire la Roma. Bella sventagliata di Carles Perez lanciando Stefano El Shaarawy in profondità, saltato benissimo Bani, saltato benissimo anche Osorio. 1-2-3, stella, sbaglia, colpisce il palo e il pallone termina sul fondo. Peccato, ha sbagliato probabilmente la cosa più semplice in questa azione. Gli era nascosta la prima volta, gli era nascosta la seconda volta, ha tentato di nascondergliela la terza, purtroppo il palo gli ha detto di no. Ma che giocata di 1-2-3 stella, un'altra sventagliata di sinistro a tagliare tutto il campo, un aggancio pazzesco del faraone, ma è in grandissimo spolvero il pro player della Roma. Dall'altra
dall'altra parte deve fare qualcosa invece Peter Schirone per chiudere magari in bellezza questa seconda parte di primo tempo. C'è un fallo forse non ravvisato da parte del direttore di gara, ma la palla rimane lì, attenzione per Pelle! E arriva il gol del 2-1, Graziano Pelle accorcia le distanze per il Parma. Gran rete qui, gran rete di rabbia, di grinta, di forza, una conclusione che non lascia scampo questa volta al portiere giallorosso, quella di Graziano Pelle. La rivediamo, qui c'era un fallo davvero enorme, una punizione dal limite che manca a questo Parma e anche forse un cartellino giallo, però poi troppo spazio concesso dalla coppia centrale della Roma composta da Mancini e lo stesso Chris Smalling. Ha lasciato il tempo a Graziano Pelle di prendere la mira, esplodere il suo destro e trovare una rete davvero importantissima, soprattutto per il morale di Peter Schirone, perché ovviamente adesso dimezza lo svantaggio e potrà sperare, in vista del secondo tempo, anche di riacciuffare il pareggio. Occhio però, perché deve difendersi adesso Peter Schirone, perché un 2-3 stella va in avanti con Pastore, qui non trattiene Colombi, rischia e non poco il portiere del Parma, alla fine soltanto calcio d'angolo. Ha rischiato moltissimo, ma l'abbiamo detto più di una volta nella giornata odierna al Vise, la vecchia regola, gol sbagliato col subito, ha sbagliato qua però attenzione, direttamente da calcio d'angolo, trova la spizzata decisiva di Edin Dzeko che porta in vantaggio ancora ulteriore sul 3-1, ancora arrivato il terzo assolo di un 2-3 stella. Quindi mi stai dicendo uno Peter Schirone e un 2-3 stella, grandissima prestazione di Matteo Regoli che trova tre reti nell'arco della prima frazione di gioco. Questo è davvero un calcio d'angolo battuto da manuale da parte del giocatore romanista, probabilmente il Flaco Pastore ha messo questa palla con su scritto spingimi sulla testa proprio di Edin Dzeko, che da lì veramente non poteva sbagliare il più facile dei gol. Attenzione perché ci sono ancora tre minuti qua per poter cercare di accorciare le distanze prima della fine del primo tempo, però potrebbe esserci anche l'imbucata, no, perché arriva forse al di là della linea dei difensori, quindi si riparte per Peter Schirone con questo ultimo tentativo del primo tempo. Sì, qui posizione di offside ravvisata proprio ai danni di Carles Perez, quindi reazione del Parma con Gervinho sul settore di sinistra, si rinnova il duello tra l'attaccante ivoriano e la sua ex squadra, guadagna un calcio d'angolo e probabilmente proprio su questa azione che si chiuderà il primo tempo, il cross battuto da Bruno Alves, ancora azione che però non si concretizza per il Parma e proprio su questo calcio d'angolo si chiude il primo tempo, bellissimo l'esordio di 1-2-3 stella che è in vantaggio per 3-1 al termine dei primi 45 minuti. Sì, forse ha sprecato un po' questo calcio d'angolo, c'era una bella occasione forse per accorciare le distanze da parte di Peter Schirone, che comunque nonostante sia sotto per 3-1 ha comunque mostrato lampi degni che aveva già mostrato anche nel suo esordio nella partita precedente contro lo Spezia. Qui però gli ruba palla subito un 2-3 stella che cerca di riversarsi subito nella metà campo offensiva. Esatto, attenzione quindi alla Roma che continua ad attaccare con i suoi tre attaccanti davvero rapidissimi a supporto ovviamente di Edin Dzeko, che è la punta di diamante vera e propria del tandem offensivo giallorosso. Adesso la reazione però del Parma veemente con Brugman, tanti spazi in realtà qui a disposizione dei giocatori bianco scudati, ci prova adesso Graziano Pelle, si gira in un fazzoletto molto bene, Zirkzee cerca di alimentare l'azione ma alla fine la chiusura di Darbo che lo ricordiamo in apertura di match ha segnato quello che fino a questo momento è il gol più veloce della storia della Serie A Team sui Football PES 2021. Ancora possesso palla a disposizione della Roma, sempre con Darbo in posizione di playmaker, la fa girare da Mancini a Fazio. Eh sì, adesso insiste la Roma qui nonostante il vantaggio, vuole continuare ad attaccare un 2-3 stella, lo fa adesso con Carles Perez, scippata la palla però, gliela scippata Gervinho, adesso parte in contropiede il Parma, attenzione però alla velocità del Parma. Attenzione a Zakaritis che scende sul settore di mezzo sinistro, il terzino greco, cercato e trovato Gaston Brugman, il regista parmense, l'uruguagio qui riesce a trovare Brunetta, ancora all'indietro, si chiude benissimo il triangolo tra Brugman e Brunetta, cross intercettato però da Smalling, pallone rimesso al centro e qui grande risposta del portiere giallorosso che salva ancora una volta il risultato. Qui la conclusione di Peter Schirone era potente però era un po' centrale. Sì, è praticamente trovato la palla addosso, il portiere della Roma è stato colpito da questo tiro di Peter Schirone che ha scaricato
era avventato con una violenza inaudita, con Zirkzee, la sfera verso la porta difesa dall'estremo difensore della formazione giallorossa. Purtroppo non è arrivato il gol che avrebbe consentito di accorciare le distanze e portarsi sul 3-2, però insiste qui ancora Peter Schirone sulla destra con questa rimessa laterale. Fa bene a insistere, deve recuperare comunque due gol se vuole ottenere almeno un punto in quella che è la sua seconda partita personale in questa di Serie A. Team, bellissimo, il pallone è messo dentro, chiude bene Smalling, poi il colpo di tacco che stava per farmi schizzare in piedi da parte di Caramo, è il giocatore probabilmente preferito da parte di Peter Schirone. Qui la parata semplice alla fine di Fuzzato, bello il tentativo, però un po' un'occasione sprecata con una conclusione forse troppo leziosa dell'attaccante francese. Eh sì, però ci è arrivato molto vicino a segnare questo gol che sarebbe stato uno dei gol più belli di questa prima giornata di Serie A Team. Non c'è riuscito perché con un riflesso felino l'estremo difensore romano gli ha negato la gioia del secondo gol. Qui attenzione, spazi però dall'altra parte con Pedro, vai Alvise. Ci prova Carles Perez a tu per tu con il portiere, rientra sul suo piede e deposita in rete il gol del 4-1 che probabilmente a questo punto chiude la partita in favore di Matteo Regoli, in favore di 1-2-3 Stella. Segna anche l'attaccante catalano ex Barcellona, in forza ora alla formazione giallorossa. Che esordio di 1-2-3 Stella, io non credo potesse chiedere niente di meglio. No, non avrebbe potuto chiedere niente di meglio 1-2-3 Stella a questa partita, questo esordio. Bello questo piattone con cui ha piazzato il quarto gol 1-2-3 Stella. Però attenzione, siamo solo al 66esimo, c'è ancora tempo, 22-23 minuti per recuperare per Peter Schirone. Tutto è possibile soprattutto negli esports. Esatto, soprattutto su PES Football 2021. Ci prova quindi il Parma con Inglese, arriva Caramo, messo giù e protesta un po' il Parma, ma non c'è alcun calcio di rigore in questo caso. No, non è del tuo stesso avviso il direttore di gara che ha lasciato proseguire l'azione, caro Alvise. Qui la CPU non sbaglia in queste valutazioni, o forse sì, chi lo sa, però si porta il pallone sul fondo. Qui proprio Peter Schirone si riparterà con una rimessa dal fondo che viene lanciata adesso, scaraventata nella tre quarti del Parma, è addomesticata di fatto dalla difesa parmense che riparte adesso dal basso quando siamo al 72esimo e quando c'è ancora praticamente, anzi no, subito un tentativo della Roma qui sulla sinistra con il Shaarawy. Attenzione, potrebbe arrivare anche il quinto addirittura, vai Alvise. Ecco la serie di finte del Faraone, alla fine c'è un fallo commesso ai suoi danni da parte credo di Osorio e quindi calcio di punizione che è una sorta di corner corto a disposizione della Roma, se ne occuperà Mkhitaryan quando i minuti di gioco sono 74 ed è appena stato ammonito anche Osorio. Vediamo il pallone battuto corto, Pedrito si gira in un fazzoletto, wow, che gol di 1-2-3 Stella ed è il quinto gol addirittura, diciamo che sta cercando di fare concorrenza al suo compagno Kepa a questo punto. Eh sì, hanno sparato ancora dalla webcam che inquadra i giocatori giallorossi, ovviamente ha sparato in senso buono, non lasciamo fuori questo tipo di discorsi, quindi ha sparato la sua quinta cartuccia in 2-3 Stella, ha superato ampiamente quello che è il suo nickname che noi pensavamo e speravamo per i nostri giochi di parole, caro Alvise, che si fermasse a 3, in realtà ci ha tirato un brutto scherzo arrivando fino al quinto. E qui però dall'altra parte subito a cercare la profondità con Caramo, chiuso da Chris Smalling che ha chiuso molto molto bene in tutte le circostanze. Chris Smalling, solidissima la difesa di 1-2-3 Stella. Sì, davvero una grande difesa quella di 1-2-3 Stella e di Chris Smalling, pochissimi pertugi lasciati a disposizione del proprio avversario. Sì, però lasciami dire che davvero e poi quando segni il primo, il secondo, il terzo è un vizio che è difficile togliersi, quello di realizzare gol nella Serie A, e anche Peter Schirone dimostra di soffrire un po' di questo vizietto, va in rete con il gol del 5-2, è una festa di gol, lo ripetiamo, una partita che non ha valore ai fini della classifica finale e quindi ci stanno regalando semplicemente quanti più gol e quanto più spettacolo possibile questi due giocatori che, lo ricordiamo, sono i due giocatori draftati rispettivamente da Roma e da Parma. Sì, è una sorta di showmatch se vogliamo così definirlo, dal momento che ai fini della classifica, come ricordavi bene tu Alvise, non conta molto. Sta conducendo la Roma per 5-2, c'è stato tanto spettacolo. Attenzione però, un'altra imboccata adesso per Zaniolo, la spoggia per Mkhitaryan, arriva sul 6-2,
Attenzione, qui ci sarà tanto lavoro anche per i nostri analyst e soprattutto per la gola del nostro Tommaso Lalli più tardi, quando ci andrà a raccontare quelli che sono gli highlights. Siamo arrivati sul 6-2, battuto un altro record con il maggior numero di gol nel corso di questa prima giornata, superato di fatto il computo della gara con cui Kepa aveva superato per 7-0 il suo avversario. Qua siamo sul 6-2 e nel computo siamo arrivati a 8. Siamo arrivati addirittura a 8 gol, quindi 1-2-3 stella davvero come gioco e come nickname, lontano anni luci da quello che è lo score, il risultato parziale di questa partita che adesso ovviamente volge al termine, ma Matteo Regoli non ha intenzione di fermarsi e segna pure il settimo ed eguaglia quindi anche per gol segnati il suo compagno Kepa, segna il capitano di questa Roma, Nicolò Zaniolo, e segna davvero un gol bellissimo di sinistro, sconsolato qui l'inquadrato difensore del Parma. Ah sì, sconsolato anche Peter Schirone, peccato per lui perché comunque aveva fatto molto bene nel corso del primo tempo, aveva retto l'urto da parte di un 2-3 stella che poi ha dilagato comunque nel corso del secondo tempo. Qua nulla da fare, bello il sinistro che ha di fatto chiuso ancora in rete il settimo gol della squadra giallorossa. Siamo arrivati a 9 nel computo dei gol totali quando mancano praticamente soltanto 2 minuti alla fine dei 90 minuti regolamentari, e poi ci sarà il recupero che prevedo comunque abbastanza corposo per tutti quelli che abbiamo visto. Il Vise, sì, una giostra di gol davvero in questo match, ma non poteva che essere così per l'ultima partita di questo girone A, e quindi adesso è il Parma che ci prova. Ovviamente non ci vuole stare, vuole segnare anche Peter Schirone un altro gol, questa volta però arriva la copertura da parte di Nicolò Zaniolo e allora Pedrito spalla alla porta, difende col fisico da Bani, ben più prestante difensore parmense, cede nuovamente il pallone a Zaniolo, eccolo di nuovo Pedrito, tocco per Mkhitaryan, dentro per Carles Perez, ecco Pedrito che non trova l'appuntamento, perde un attimo il momento giusto per fare gol e poi ubriaca tutta la difesa, tutta Gabriele, sono andati tutti per terra, alla fine però pallone sul fondo. Sembrava il Ronaldinho dei tempi d'oro questo che ha messo in spolvero un 2-3 stella con Pedro, uno dei giocatori più titolati della storia del calcio, campione mondiale, campione europeo, campione della Champions League, UEFA Europa League, di tutto ha vinto nella sua carriera Pedrito, che adesso delizia il campionato italiano, anche la nostra Serie A team. Qui si chiude però l'azione, siamo al 94esimo, è finita. Si chiude anche di fatto questa gara sul 7-2. Gran partita da parte di un 2-3 stella.